Tifosi di Nerazzurri, un saluto e ben ritrovati da Umberto Cabella, dallo stadio Breda di Sesto San Giovanni per la 13ª giornata della Serie A femminile team per la fase 1. Inter Sampdoria, coach Rita Guarino contro mister Antonio Cincotta. Ritorna il campionato, l'Inter apre questo 2023 in campionato in casa. Si parte, primo pallone nerazzurro con Lisa Polli, Flaminia Simonetti che per l'occasione è anche capitano. Parte il pallone di Guti, è interessante la palla dentro con Polli che trova l'1-0 per l'Inter quando siamo al 29esimo. Gran colpo di testa di Lisa Polli che sale a quota 8 centri in campionato. Qui vediamo palla morbida di Carjuni, trova ben posizionata Lisa Polli, non può niente Oden. Allora Inter meritatamente in vantaggio quando siamo alla mezz'ora. Lo scambio con Polli nel corridoio per Shawinga che entra dentro l'area, ancora Shawinga, l'intervento di Oden e poi converge in porta Guti a Carjuni e siamo a quota 2. Qui mette il turbo Shawinga su Oliviero che lascia lì ancora Tabita, lo scarico per Polli, ancora il tocco per Shawinga che carica il sinistro, il palo e poi pallone che finisce in rete. Tabita Shawinga che sale a quota 10 in campionato. Il sinistro di Shawinga che tocca il palo e poi finisce in rete. Rajara, può ripartire l'Inter in contropiede, mette giù Bonetti, si accentra, c'è tanto spazio per Shawinga, velocissima Tabita, salta Oden, il tiro in porta è dietro per Miyashi che la controlla, calcia in porta, c'è l'intervento provvidenziale. Parte Tatiana, un cross in mezzo per la testa di Miyashi, arriva in anticipo della Sampa, Alborghetti la rimette in mezzo, palla che finisce in zona Robustellini e trova il gol, Chiara Robustellini, il primo gol in Serie A per la numero 14 interista. Grande soddisfazione per Chiara, classe 2003, con merito in prima squadra da questa stagione. E trova una gioia immensa il suo primo gol con la prima squadra. È un gran gol col sinistro. E intanto l'arbitro dice che basta così. Finisce 4-0 questo primo appuntamento in casa per l'Inter di questo 2023. Vittoria bella e pesante per l'Inter.